Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Io sono Michele e questo è il podcast in italiano di Link. In questa nuova intervista avrei modo di conoscere Jacopo Sarno, un attore, cantante, doppiatore e ballerino italiano. Insomma, un artista completo del mondo dello spettacolo in Italia. Ma prima di iniziare, voglio consigliarti uno strumento facile e utile per migliorare in italiano, ma anche in altre lingue, ovvero Link. Link è una piattaforma per imparare un sacco di lingue. Con l'app di Link puoi perfezionare il tuo livello grazie a tanti contenuti audio, video e testi. Inoltre, puoi ascoltare un contenuto e leggere simultaneamente la trascrizione per memorizzare meglio nuove parole da aggiungere al tuo vocabolario attivo. Oltretutto, puoi tradurre le parole che sono più difficili per te. Con Link puoi migliorare in una lingua con i contenuti che ti interessano davvero. Clicca sul link nella descrizione di questo episodio per dare un'occhiata e non dimenticarti che puoi ascoltare questo episodio anche su Spotify, iTunes, SoundCloud e Google Podcast. Trovi tutti i link sulla descrizione di questo video. Benvenuti a un nuovo episodio del podcast in italiano di Link. Oggi sono qui insieme a Jacopo Sarno. Jacopo è un attore, doppiatore, cantante italiano, insomma un artista completo. Ha recitato in diverse sitcom prodotte da Disney Channel e da Mediaset e in diversi film al cinema. Oggi è qui con noi per raccontarci la sua esperienza. Ciao Jacopo, grazie di essere qui con noi. Grazie a te per l'invito, come stai? Molto bene, tu come stai? Molto bene, molto bene. Okay. Prima di parlare un po' della tua esperienza, del tuo lavoro, del tuo mestiere, raccontaci un po' di te. Chi è Jacopo? Quali sono le tue passioni? Che origini hai? Raccontaci un po' di te. Ma allora, io sono nato e cresciuto a Milano. Sì. Ho iniziato da molto presto a fare delle pubblicità da bambino, perché era molto nei primi anni 90 era una cosa molto comune per i bambini milanesi, visto che tutto il mercato della pubblicità si trovava a Milano, era molto comune essere iscritti a un'agenzia. Ero iscritto a un'agenzia, andavo a fare i casting e siccome avevo la facciotta con gli occhi azzurri e il ciuffetto biondo, mi prendevano spesso. E per me era assolutamente un gioco da bambino, ovviamente. Poi ho conosciuto Delia Scala, che era è stata una grandissima attrice. Oggi verrebbe definita una performer. Okay. Una volta non esisteva, diciamo che la figura del performer è qualcosa che in Italia è arrivata successivamente, no? È arrivata con le più importanti scuole di musical, che però hanno aperto addirittura dopo che io ho iniziato a fare questo mestiere. Okay. Per cui io sono uno di quelli che ha studiato recitazione da una parte, canto dall'altra, certo. Danza da un'altra parte ancora, e poi ho messo insieme le cose facendo corsi vari. Però diciamo che la figura del performer, come visto, come considerato negli Stati Uniti o nel West End, o insomma anche in tutta Europa, è qualcosa di relativamente giovane in Italia. Ma il musical non è giovane in Italia, perché noi abbiamo la commedia musicale di Garinei e Giovannini, abbiamo l'operetta, abbiamo una lunghissima storia di teatro musicale oltre la lirica, sì. che ha dato proprio, che ha anche ispirato i grandi compositori di musical, i grandi autori oltreoceano. Certo. E questo in realtà significa che noi i performer li abbiamo sempre avuti, anche se non si autodefinivano performer. Okay. Delia Scala era una di questi. Era un personaggio meraviglioso, una persona, un artista straordinaria che mi ha fatto appassionare a questo lavoro e mi ha insegnato ad essere rigoroso sugli orari di convocazione sul set, perché facevamo una sitcom per Canale 5, per Mediaset. Certo. Mi ha insegnato ad amare questo mestiere e
mi ha fatto capire da subito, io ho lavorato con lei da quando avevo 5 anni a quando ne avevo 8, mi ha fatto capire da subito che, insomma, ha detto, se vuoi fare questo mestiere da grande, devi studiare. E quindi così è andata. Poi ho studiato tanto, ho fatto prima fiction, sitcom fiction e cose varie, poi a 11 anni mi sono chiuso a scuola di recitazione, ho studiato e poi ho iniziato a girare. La prima tournée l'ho fatta a 15 anni. Wow, ok, Ed giovanissimo. era un musical. Questo Ok. era molto prima di lavorare per Disney, tra l'altro. Ok, tra l'altro, Perché ecco. la cosa curiosa è che Sì. di solito Disney trova i giovani che possono avere un talento interessante per loro. E li fa partire da zero e li porta. Io in realtà lavoravo già da un sacco di tempo, Sì. non che fossi un grande attore, ci mancherebbe quello, c'è sempre da lavorare per raggiungere il livello che uno desidera. Però avevo già esperienza quando ho iniziato a lavorare per Disney, soprattutto esperienza teatrale. E quindi ho fatto questa prima tournée da pazzi a 15 anni, dai 15 ai 17 anni e mezzo più o meno. A Wow. 17 anni e mezzo ho firmato con il contrattone con Disney e sono stato poi una loro creatura per tutto il periodo dell'esclusiva, Sì. facendo esperienze che mai avrei potuto fare in un altro modo, nel senso che mi è capitato di vivere cose assurde. Faccio degli esempi, Ancora dai. non ci credo. Nel senso, allora, mettiti nei miei panni. Avevo 17 anni e mezzo, 18. Certo. Scrivevo canzoni e avevo una mia band con cui facevo, insomma, sì, un po' di concerti qua e là, roba, soprattutto rock. Mi piaceva l'hard rock degli anni 80. Ovviamente per Disney non si poteva fare, però Esatto. diciamo che cresciuto con i Guns, Bon Jovi e tutto quel mondo lì, avevo, diciamo, le mie canzoni che scrivevo e me le suonavo con la chitarra, il pianoforte, un po' così. Certo. E quindi ero uno che da una parte recitava, studiava recitazione, sì, facevo teatro, ma ogni tanto facevo delle fiction, il doppiaggio l'ho iniziato molto presto, però ero uno che sostanzialmente a 18 anni stava lavorando per poter fare l'attore di mestiere. E avevo questa grandissima passione per la musica e la voglia di scrivere canzoni come un'urgenza fisica quotidiana. E poi ti trovi Disney che dice, ah beh sì, certo, fai l'attore, ti facciamo fare questa serie, quest'altra, ah sì, poi ci sarebbe da andare a Hollywood a fare Zack e Cody. Ah, Mi ricordo. ok. Queste sono le cose assurde che se ci penso adesso mi sembra che sia la vita di un altro, perché mai avrei pensato io a 18 anni di finire a Hollywood a lavorare come attore. La musica, mi hanno dato la possibilità di fare due dischi con loro, anzi tre se consideriamo anche la colonna sonora di High School Musical 3, e mi hanno fatto aprire i concerti dei Jonas Brothers in tour, e questa è Wow, stata mamma mia, che poi in quel periodo un'esperienza. lì erano fortissimi, no? Andavano Sì, beh, loro lo straforti. sono ancora. Certo, però Loro erano sono esplosi in quel periodo. Cos'è, grandissimi. 2000, 2009, 2010, 2009, era 2009? esattamente il tour 2009. Ecco, wow, che E io figata. facevo la mia altra cosa assurda, che se ci pensi, boh, ancora non mi sembra vero. Io facevo la mia mezz'ora, 35 minuti, insomma, più o meno 40 se tiravo lungo con le chiacchiere, ma più o meno quello era il tempo, le canzoni erano quelle lì, di concerto prima di loro in apertura. Ok, c'è stato un Solo che il attimo, è caduta un pubblico attimo la linea, era lo. è caduta un attimo la linea, giusto? Scusami, il Tranquillo, wifi dell'hotel ogni tanto non non ti aiuta. preoccupare. Ti Cosa ti sta, sei perso? Da dove? Da ero, ero, dove. ero arrivato più o meno alla tournée, quando hai aperto il concerto dei Jonas Brothers, però poi ti ho perso per qualche secondo. Allora, Sì, ti sì, ripartiamo da stavo lì. dicendo,
Quindi mi trovo ad aprire i concerti dei Jonas Brothers. Sì. E la cosa assurda, che ancora non mi sembra vera se ci ripenso, è che io facevo questi circa 35 minuti di concerto, 40 se tiravo lungo con le chiacchiere, Certo. con le canzoni del mio primo album, prima di loro, prima che salissero loro sul palco. Ma la cosa assurda è che il pubblico presente in sala, è chiaro che non era lì per me, questi erano palazzetti da 10-15 mila persone, non, sarebbe assurdo pensare che fossero tutti lì per me, no? Certo. Ma la cosa assurda è che tutti loro conoscevano i testi delle mie canzoni e le Che cantavano a figata. memoria. Questa è una cosa che non mi posso non me la dimenticherò mai, perché sentire un palazzetto pieno, tipo il Forum di Assago, che canta tutti i testi di 20 anni, per esempio, Certo. canzone, era il penultimo pezzo che facevo nel concerto, a un certo punto mi fermo e sento che loro vanno avanti, dico: no, ma io cosa sto vivendo in questo momento? Beh, deve essere stata un'esperienza fantastica. Poi È tutte stata quelle un'esperienza persone, no? bellissima. 15.000, 20.000 persone, 18 anni, no? Quindi 17, 18 anni, deve essere Eh stata sì, una. beh, ormai 2009 ne avevo 20, però Ah, poco cavolo, cambia. sì, è vero. Sì, Non perché cambia anche molto. quando hai recitato per quelli dell'intervallo, giusto, e anche Fiorettinelli, hai fatto qualche comparsa, giusto? Se hai partecipato a qualche puntata. Fiorettinelli è stata Sì. la prima partecipazione, è stato il primo lavoro per Disney che ho Ah, fatto, non ok. il Ah. primo in assoluto perché avevo fatto altre robe Certo. da piccolo, però il primo, diciamo, di Disney Channel. Certo. E mi ricordo appunto che, vabbè, ovviamente quando tu recitavi per, no, quelli dell'intervallo, era ambientato nelle scuole medie, giusto? Ma anche Sì. uno sprazzo, anche qualcosa nelle superiori o forse le vacanze estive, no? Sì, ci sono state le Sì. scuole medie, gli Sì. esami di fine anno Vero. nella penultima stagione. L'ultima stagione era ambientata in vacanza. Sì, E forse poi. sì, avete ripreso un po' lo stile di High School Musical 2, no? Il fatto di vivere la vacanza, forse Sì, penso che sì, certo, erano quegli certo, anni lì. esatto, sì. E tra l'altro era ambientato alle medie. E E il avevi giorno 18 che abbiamo anni, avevi, sì, sì. girato la puntata dell'esame scritto, Sì. io avevo appena finito gli esami di maturità, per cui sono uscito dalla maturità tutto Mamma mia. contento di non dover di, ho detto va bene, basta, sui banchi di scuola non ci torno più, Certo. e arrivo sul set e trovo il copione, esame, l'ho scritto, fila di banchi. Ho detto: no, dai, No, raga, sul dai. serio. Dovresti raccontarla su Instagram questa cosa o su TikTok, sarebbe figo. La curiosità interessante questa. Grazie, guarda, me lo segno perché lo Segnatela, ti farò. do un po' di ispirazione perché lavorando Sì. sui social anche a me le idee mi vengono ogni tanto e te le butto lì. Grande, Poi parleremo anche di grazie. questo comunque, della tua altra vita adesso, no? Perché sei entrato anche nei social di recente, no? Una cosa nuova per te questa. Sì, di Sì, ho avuto un rapporto particolare con i social. sì. Ho deciso quest'anno, deciso, in realtà ho iniziato a collaborare con una social media manager molto brava, Ok. che è un'amica e che tra l'altro credo abbia più o meno la tua età, Ah, davvero? perché Ok. seguiva Disney Channel Wow. ed è una molto forte. Con la quale ci siamo incontrati un giorno, ho detto: senti Ale, ma io qui devo fare qualcosa con questi social, perché io non posso cioè ho bisogno al di là della mia professione, perché io non ho nessuna intenzione di diventare un influencer, Ok. non è il mio mestiere, quello è un mestiere e non è il mio mestiere, però Ok. il mio mestiere, che è quello del cantautore e dell'attore e del doppiatore, ha bisogno di un supporto, diciamo, di comunicazione social, che non puoi non avere oggi. Oggi sì è molto importante. Sì, E è quindi vero. io ho iniziato a collaborare con lei, ho iniziato a postare su TikTok, tra l'altro, che mi sta divertendo molto come social da giugno.
Sì, pochissimo. Sì, 6 mesi. Un sacco di gente Sì. che mi sta scrivendo, che bello averti ritrovato, eppure io sono sempre stato qua, non è che sono andato da nessuna parte, ho Sì. fatto tournée in teatro, ho fatto cose, però è chiaro che se la gente non lo sa, poi Certo, non ti viene a certo. vedere a Sì. teatro. Hai fatto magari altre cose, ovviamente poi cambia, no? Un pubblico differente, un pubblico che ti seguiva comunque su Disney Channel, hai fatto anche dei film con il gruppo Massimo Boldi, no? Mi Sì. A Natale ricordo, Natale mi sposo, se non erro, sì, no? mi sposo e Sì. Natale da chef anche. Vero, vero, che mi era piaciuto molto Natale mi sposo, davvero, molto bello, è stato molto molto bravo, bello, bello, bello. Infatti quando mi ricordo ti ho ritrovato al cinema è stato interessante perché ero abituato a vederti ovviamente su Disney Channel, quindi interessante. 2017? No, 2014 forse era. Sì, ne E sono giù usciti di lì, quegli sì. anni lì, ma tra l'altro adesso hanno messo finalmente quelli dell'intervallo su Disney Plus. Ok, ma Questa è una. allora devo andare subito a recuperare Bisogna questa. fare un rewatch. Ma anche per te stesso, no? Per rivedere un po' gli albori, no? La Eh sì, è crescita. interessante perché Sì. io poi non ti confesso che non guardavo Ah, davvero? tanto. Non stavo Ok. lì a riguardare le puntate che Certo. avevo girato, le giravo e poi magari Sì. se accendevo Disney Channel beccavo altro, no? Ok, Cioè, magari mi guardavo la puntata dei Maghi di Waverly certo. Ah, sì, ma perché mi adoravo. piaceva, Sì, li adoravo, a li 18 adoravo. anni non stavo tutto il giorno attaccato a Eh Disney sì, Channel. poi col tuo lavoro immagino, insomma, eri tanto impegnato, ancora adesso sei tanto impegnato, un lavoro che comunque ti impegna molto. Ma infatti vorrei parlare anche di questo, cioè, cosa vuol dire essere un attore? Perché tu ovviamente sei un artista completo, come ho detto prima, sei un attore, doppiatore, anche ballerino, hai menzionato prima, questo è interessante, cantante, ma principalmente possiamo dire attore? Sì? Sì, diciamo Ok. principalmente. Allora, in parallelo, attore e cantautore. E Queste cantautore. sono cantautore nel senso che scrivo le mie canzoni, quando, insomma, quando escono dei dischi o faccio dei concerti, Certo. di solito sono canzoni mie. Ok. E me le Cosa vuol canto. dire essere un attore in Italia, in questo paese? Vuol dire. È dura. È dura. È Ok. molto dura, è molto dura. Bisogna essere in grado di affiancare la propria professione. Allora, intanto bisogna dire che io sono fortunatissimo perché poter fare di attori ce ne sono tanti e ce ne sono di bravissimi. E quando tu sei diplomato in un'accademia, laureato al piccolo, per esempio, o sei un attore che ha una certa esperienza, tu sei un professionista. Ma non tutti i professionisti riescono a vivere facendo solo questo mestiere. È vero, sì. Perché è durissima, è veramente durissima. Quindi quando alcuni colleghi dicono noi prendiamo lo stipendio in un giorno prendiamo lo stipendio di un mese, sì, intanto tu che sei uno su 1 milione. Ok. Anzi, su 6 milioni. Ok. Poi, quante volte all'anno succede questa cosa? Perché Sì. sì, magari fai una posa in un film, è chiaro che è pagata molto di più di una replica teatrale, ma la Certo. tournée in teatro magari sono 50 date. Ma Certo. oltre quelle 50 date, quando la tournée finisce, cosa fai? Eh sì. Stai a casa? Eh Ah, sì. è un problema, non ce la fai, non ci stai dentro. Sì. Quindi, è molto difficile. L'obiettivo di chi vuol fare l'attore, ma così come anche di chi fa musica, alla fine, io ho avuto, scusa, mi faccio un passo indietro. Sì, vai, vai. Rapporto di amore e odio con i social, perché solo quest'anno mi sono messo sui social? Ok. Perché intanto non esistevano quando facevo televisione, ma quando ero su Disney Channel. Iniziavano a esserci i primi gruppi su Facebook, c'erano solo MySpace e Facebook, non c'era Sì. Instagram, non esisteva ancora. E c'erano dei gruppi che mi volevano morto, per esempio. Wow, C'erano sì. I gruppi di odio, primi ma haters, no? I primi haters, sì. pesantissimi, Eh pesantissimi. sì.
con commenti pesantissimi. Li leggeva mia madre e ci rimaneva male. Io dicevo, mamma, non stare a leggere. E dicevo, io non ci entro neanche, non voglio sapere, non Certo. voglio vedere, non mi interessa. Adesso, ovviamente, ricominciando a postare, qualcuno di questi vecchi haters Uscito fuori. si è risvegliato. Sì. Quindi, e ti dirò, gli ho dato il benvenuto perché ho detto, ma mi siete mancati, Esatto. meravigliosi E haters. E la cosa divertente è che a un certo punto uno, non so chi, poi non mi ricordo, però ogni tanto, sai, Instagram, vedi il commento, ogni sì. tanto mi faccio un giro perché poi scrivono un sacco di cose belle, un sacco di cose carine che mi fanno tanto piacere. Ogni tanto becchi quello che scrive la cattiveria. Sì. E uno di questi mi scrive, la professoressa di corsivo è più famosa di te. Spiace. E Ok. io gli ho risposto, ok, ma la fama e il successo personale non sono la stessa cosa. Io No. faccio questo mestiere con continuità da prima che la professoressa nascesse. Esatto. Spiace, nel senso che Sì. la cosa veramente difficile non è diventare famosi. Diventare famosi è facilissimo. È vero, sì. Facilissimo. No, al giorno d'oggi con i Fai. social possiamo dire, non dico facilissimo, però rispetto a una volta sì, è vero. Facilissimo nel senso che tu puoi fare il trend giusto a un Sì. certo punto e tutti parlano di te. Ma quanto dura? Ti Sì. dà da mangiare? Allora, il punto è questo, il punto è tu sei capace di costruire un mestiere, costruire una professione, hai studiato per fare una professione e portarla avanti. Certo. Perché la cosa più difficile per un lavoratore del settore dello spettacolo, diciamo così, così includiamo tutti. La cosa più difficile non è entrare a far parte di un giro, perché poi i giri sono molteplici ed alla Certo. fine non esiste il mondo dello spettacolo, come viene chiamato, non esiste. Esiste chi gira in certi ambienti, esiste il mestiere, esiste chi lo fa per anni e chi lo fa per un mese o per un anno. E il punto è che il vero successo è professionale, è riuscire a campare facendo il mestiere che ami, qualunque esso sia, e a farlo sul lungo periodo. Ah sì, è vero. Questa è la grande difficoltà, perché io quando lavoravo per Disney Channel, certo c'erano gli articoli di giornale, c'era un sacco di movimento, no? Diciamo, io non mi piace parlare di fama, preferisco chiamarla esposizione mediatica, perché è una Sì, cosa che sale e scende e va a periodi. certo. La grande fortuna, e devo dire anche, mi do un po' di merito nell'essermi fatto un mazzo così, come si dice, è quella di dopo tanti anni, dal 1995, che ho iniziato a fare questo mestiere con Delia Scala, di cui ti parlavo prima. Sì. Eh Siamo nel 2023 e sto ancora facendo questo mestiere. sì. Questa è la mia grande fortuna. Sì. Poi è vero che anch'io arrotondo facendo anche altro, ma questo è ovvio. Certo. Questo lo devono fare tutti, a meno che tu non sia Al Pacino, Sì, è vero, è lasciamo vero. stare quelli che stanno nell'Olimpo. Elio Germano, bravissimo, probabilmente non ha bisogno di aggiungere altre cose. Io ho imparato durante il lockdown, io avevo un piccolo studio di registrazione con dei soci, poi lo Sì. studio l'abbiamo chiuso a un Ok. certo punto, e io facevo produzioni musicali, ma lavoravo sempre col fonico. Ho Certo. iniziato a prendere lezioni, ho imparato a fare, ovviamente se devo mixare un brano lo mando a un fonico vero, Certo. però ho iniziato a fare anche questo, no? Arrangiamenti, produzioni musicali, mix di podcast. Ecco, vedi. Sono cose che faccio quotidianamente e infatti mi porto in tournée le cuffie, il computer, la scheda audio. Di solito anche il microfono, a questo giro viaggiavo leggero in aereo, ho detto non mi porto il microfono perché sto via dal 2 al 6, cioè Non aveva senso. non mi Ok. chiederanno di No, incidere un voice over in esatto, 5 giorni che sto via. certo.
Però sì, dai, nel senso, come hai detto anche te, dipende anche da chi sei, cosa fai. Se sei Al Pacino, ovviamente sì, puoi campare solo di quello. È normale, no? Sei una star hollywoodiana, hai fatto solo quello, hai fatto film super successo, ci può stare. Però anch'io mi metto anch'io nei tuoi panni e nel mio caso, ad esempio, io non faccio solo podcast, no? Quindi in un certo senso sono dei lavori dove devi, come hai detto tu, creare qualcosa di costante e duraturo e non è facile. E nei social, come hai detto te, la fama sì, può arrivare subito, però poi anche devi mantenere la cosa e creare qualcosa sia di profittevole che anche duraturo e comunque qualcosa che anche ti piaccia fare. Quindi, diciamo, mescolare il tutto a volte può sembrare facile, ma non lo è. Mia sorella, ad esempio, lei lavora nei social, è una TikToker, infatti mi ha avvisato lei, mi ha detto: "Hai visto che è tornato Jacopo Sarno?" Perché lei ha un canale Dai, che abbastanza, bello. una bella pagina su TikTok, e mi fa: "Cavolo." Poi ho visto che, insomma, avevi anche una pagina su Instagram, ho detto: "L'ho contatto subito." E anche lei, ovviamente, la fama sì, c'è, però devi mantenere la cosa. E non è facile, non è Ci facile. sono nuovi modi di comunicare Sì. e bisogna sfruttarli, comunica però facendo qualcosa. Sai chi è bravissimo? Dimmi. Che stimo tanto, vabbè, anche un amico, e quindi di solito se parlo bene di qualcuno vuol dire che è anche una bella persona, ma è bravissimo ed è stato bravissimo a passare, diciamo, dall'essere trendy, cioè dall'essere trendsetter, diciamo, Sì. all'essere veramente uno con un'esperienza, un mestiere alle spalle non indifferenti. Francesco Sole. Francesco Sole, ah Francesco sì. Sole è bravissimo, e a parte che è una persona di una grandissima profondità, e piacevolissimo starci assieme e tutto il resto, ma lui è uno degli autori dei top seller, in questo Ok. momento, uno dei libri più venduti, è il suo ultimo uscito. Ok. E ne sta infilando un successo dopo l'altro a livello editoriale. È Wow, un quindi autore questo non incredibile. lo sapevo, questo non lo Poi sapevo, sì. ha tutta la parte social che chiaramente fa Certo. parte del suo percorso e fa parte della sua immagine, del suo profilo artistico, però. Certo. Però Ah, è vero. questo è l'esempio, per me, l'esempio di uno che ha usato i canali nuovi in maniera intelligente, costruendo veramente un mestiere solido. Eh sì, che poi Francesco Sole è uno di quei personaggi che ha avuto tantissimi haters, ok? Sui social, Tantissimi, tantissimi, tantissimi. ed è ammirevole come comunque, nonostante tutto, comunque abbia avuto la forza di continuare e creare qualcosa di solido, no? Non è facile, a volte, sai, come dici te, o tu dicevi anche a tua mamma, sì, lascia stare, però sai, lascia stare oggi, lascia stare domani, per alcune persone questa cosa può diventare un po' pesante. Quindi è Guarda, ammirevole. io adesso me li coccolo gli haters, Ok. perché ho scritto una canzone, ho scritto e prodotto una canzone per le Donatella. È uscita due estati fa. Si intitolava Moralisti su Pornhub, ovviamente un pezzo dell'estate, che praticamente è nato abbiamo detto, perché non facciamo una canzone, visto che c'è tutta sta gente che vi bombarda con i peggiori commenti, perché non dedichiamo una canzone a loro? Perché non li prendiamo in giro fino in fondo? E infatti c'è una parte del testo che dice: "I tuoi commenti mi fanno pubblicità", perché effettivamente tu È vero. mi commenti le robe, ma alla fine mi stai venendo sotto il mio profilo a commentare. Sì, a creare engagement Mi e a crei volte. engagement, Sì, è vero, è va bene vero. così. No, ma gli Sei scemo due haters. volte. Esatto, ma sì, è vero, a volte la cattiva pubblicità funziona, la usa anche Elon Musk, la usano un sacco di persone, questa cosa, quindi diciamo che sempre pubblicità, che sia cattiva o buona, comunque ti porta sicuramente
Sì, questo diciamo pubblico. razionalmente. Certo. Poi è anche vero che il cyberbullismo Eh sì. è terribile ed è vero anche che per quanto tu possa essere Sì. confident, cioè tu sai quello che vali, sai che fai un mestiere, sai che, Eh sì. che non ti scalfisce nulla, ma comunque leggere certi commenti un po' male fa. Eh sì, È vedere un inutile dire no, commento, sì, dove un po' ti male auguro la fa. E morte, cioè, sì. se fa male a te, che magari in quel momento sei una persona di successo, pensa Sì. quanto può far male a uno che Sì, invece un ragazzino che non è magari ha appena contento di iniziato. come stanno andando le cose Sì, quell'anno. è vero, è vero. No, 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 sono d'accordo. Magari, sai, non tutti siamo uguali, no? C'è chi è più forte, c'è chi meno, quindi ovviamente il cyberbullismo è un problema. E magari, sai, una volta quando non c'erano i social, sì, magari tu facevi i tuoi prodotti, recitavi al cinema o magari anche nelle serie TV, però sai, forse gli haters li sentivi di meno perché difficilmente sentivi questa cosa, ma adesso Non ti potevano contattare direttamente. sì, adesso tutti possono esprimere la loro opinione, che da un punto, da un lato è una cosa molto bella, perché tutti possiamo esprimere la nostra opinione, ma dall'altra parte può essere pericolosa come cosa, se non è controllata. E quindi è così, purtroppo. È Però così. va bene, ovviamente ci prendiamo il bello e il brutto di ogni cosa e va bene, dai, però quello che alla fine ci sta regalando internet, anche questo fatto di poter imparare qualcosa su internet, una lingua, qualsiasi cosa, no? Giorno d'oggi possiamo imparare a suonare uno strumento, possiamo imparare a doppiare, possiamo veramente fare tutto online in un modo diverso, ovviamente, però ci sono dei lati positivi e negativi del lavorare o vivere nei social, no? È così. Vabbè, dai, prendiamo Beh, quello che ci capita. Io, viviamo in questo momento storico, no, è dobbiamo. normale che sicuramente cambierà, migliorerà, peggiorerà, non lo so, però al momento è questo, va vissuto, no? Quindi è normale. Io ti ringrazio per questa opportunità, davvero. Avrei voluto parlare molto di più con te, ma magari più avanti ti ricontatterò perché comunque secondo me hai tantissime cose da raccontarci. E Grazie. poi, come ho detto anche prima, dietro le quinte, per me è stato anche un piacere averti qui perché fai parte della mia infanzia, come anche tanti miei coetanei, no? Perché ovviamente vivevo su Disney Channel quando avevo 10-12 anni, quindi sì, tu hai 33. 30 anni adesso, sì? 31? 33, va bene, quindi sì, fai parte della mia infanzia, che ne ho 25, vado per Ma i sono 25. ancora l'italiano di Zack e Cody. Sono Esatto. sempre l'italiano di Zack e Cody. Esatto. Bene, io ovviamente potrete trovare tutti i link dei canali social di Jacopo anche per praticare il vostro italiano e perché no, anche andare a recuperare un po' dei prodotti che ovviamente nei quali ha recitato Jacopo tantissimi film, anche con Fantozzi ha recitato, se non erro, giusto? In Sì, passato. tanto tempo fa. Sì. Con Paolo Villaggio. Ebbene, quindi grazie ancora Jacopo per questa Grazie opportunità e ti auguro buone feste perché siamo vicini alla Befana, quindi buone feste. te. Buone feste anche a te e ci vediamo a teatro, spero. Ah, mi piacerebbe un sacco. Ciao, ciao, grazie a Ciao, tutti. in bocca al Ciao, lupo. ciao.